Al termine del secolo XVIII, da condizioni fondamentali diverse da quelle in cui oggi viviamo, da sostrati profondi della natura umana, sorse l'aspirazione verso una nuova costituzione dell'organismo sociale. Si proclamarono allora, come segnacolo di questa nuova organizzazione, le tre parole: fratellanza, uguaglianza, libertà. Orbene, chi si interessa della reale evoluzione umana, con animo spregiudicato e con sano sentimento umano, non può naturalmente fare a meno di provare simpatia per tutto ciò a cui alludono queste parole. Vi furono tuttavia acuti pensatori che nel corso del secolo XIX si diedero la pena di dimostrare come sia impossibile realizzare in un organismo sociale unitario le idee di fratellanza, uguaglianza e libertà. Essi credettero di riconoscere che se questi tre impulsi si realizzassero, dovrebbero necessariamente trovarsi in reciproca contraddizione nell'organismo sociale. È stato dimostrato con acume, per esempio, come sia impossibile che realizzandosi l'impulso dell'eguaglianza possa realizzarsi anche quello della libertà, che pure ha le sue basi in ogni essere umano. Si deve convenire con quelli che rilevano tale contraddizione, eppur tuttavia per un generale sentimento umano non si può fare a meno di provare simpatia verso ciascuno dei tre predetti ideali. Questa contraddizione sorge per il fatto che il vero significato sociale di questi tre ideali emerge soltanto dal riconoscimento della necessaria triarticolazione dell'organismo sociale. Queste tre parti non si devono riunire e accentrare in un astratto e teorico parlamento o in un'altra unità consimile. Devono essere una realtà vivente. Ciascuna di esse deve essere accentrata in sé. Soltanto dalla loro azione parallela e comune potrà poi risultare l'unità di tutto l'organismo sociale. Nella vita reale concorre a formare l'unità, appunto, ciò che apparentemente si contraddice. Perciò si arriverà ad una comprensione della vita dell'organismo sociale quando si sarà in grado di vedere quale debba essere, conformemente alla realtà, la struttura dell'organismo sociale in rapporto a fratellanza, eguaglianza e libertà. Si riconoscerà allora che la cooperazione degli uomini nella vita economica deve fondarsi su quella fratellanza che sorge dalle associazioni. Nella seconda parte, nel sistema del diritto pubblico che concerne i rapporti puramente umani da persona a persona, si tratterà di mirare alla realizzazione dell'idea di eguaglianza. E nel campo spirituale, che sta nell'organismo sociale in una relativa indipendenza, si mirerà a realizzare l'impulso della libertà. Considerati così, questi tre ideali manifestano il loro effettivo valore. Non si possono però realizzare in una vita sociale caotica, ma soltanto in un organismo sociale sano, triarticolato nel modo che si è detto. Non già una forma sociale astrattamente accentrata può realizzare tutti insieme gli ideali di libertà, di eguaglianza e di fraternità, bensì ciascuna delle tre parti dell'organismo sociale può attingere la sua forza da uno di questi impulsi e allora potrà cooperare con le altre parti in maniera feconda. Coloro che sullo scorcio del secolo XVIII sollevarono l'esigenza della realizzazione delle tre idee di libertà, di eguaglianza e di fraternità, come pure quelli che più tardi la rinnovarono, sentirono oscuramente dove tendano le forze evolutive dell'umanità moderna, ma nello stesso tempo non seppero superare la loro fede nello Stato unitario. Per lo Stato unitario, le loro idee sono una contraddizione.
Essi accettavano ciò che era contraddittorio, perché nel fondo subconsciente della loro anima agiva l'impulso verso la triarticolazione dell'organismo sociale, per la quale soltanto la trinità delle loro idee può assurgere a una più elevata unità. Con chiara eloquenza, gli attuali fatti sociali esigono che le forze evolutive, le quali nel divenire dell'umanità moderna urgono verso questa triarticolazione, vengano trasformate in volontà sociale cosciente. Da I punti essenziali della questione sociale di Rudolf Steiner, editrice antroposofica.